cosa succederà nella psicoterapia nei prossimi 10 anni. È dal 1980 che un gruppo di psicologi professionisti conduce ogni 10 anni un sondaggio con degli esperti per capire che cosa succederà nei 10 anni successivi. Il gruppo in questione è di tutto rispetto. Avviato da Prochaska e Norcross, oggi vede quest'ultimo ancora a capo di questo importante, anche se bizzarro, progetto. By the way, se sei uno psicologo e non sai chi è Norcross, faresti bene a farti una ricerchina online. L'ultimo sondaggio fu fatto nel 2012 e attendevo con impazienza quello nuovo uscito una manciata di settimane fa. Il buon John naturalmente fa le cose con tutti i crismi. Non è che chiama Tizio Caio al telefono e dice: oh, secondo te che cosa succede nei prossimi 10 anni? Li compro sti bitcoin? Ha elaborato un metodo sofisticato che non sto qui a spiegarvi, ma che in linea di massima ci azzecca non poco. Tanto per dirne una, 10 anni fa era stata predetta l'esplosione delle terapie basate sulla mindfulness e delle terapie online, e 20 anni fa la diminuzione di quegli psichiatri che fanno la psicoterapia oltre a prescrivere farmaci. Tutte cose che si sono avverate. Sicuramente molti diranno: vabbè, ma ci arrivavo anch'io all'esplosione delle terapie online, però io mi ricordo anche chi 3 anni fa diceva che le terapie online non avrebbero mai soppiantato le terapie dal vivo. Insomma, se sei attento a certi trend, magari avrai già accorto quanto sto per dirti, ma rimane comunque interessante il fatto di riceverne una conferma autorevole. Ovviamente va fatta una nota: si tratta di un sondaggio fatto su e per gli Stati Uniti. Ciò non toglie che molti di questi risultati rimangono comunque interessanti anche per noi. Quindi scopriamo quali sono i responsi e vediamo che cosa possiamo attenderci dai prossimi anni. Ma prima, sigla! Ah già, io non ho una sigla, però puoi sempre attivare le notifiche, così almeno ti arriva la notizia di quando c'è il prossimo video e non ti cimbatti per caso come hai fatto con questo. Numero 1. Incrementerà l'interesse per una serie di interventi, di metodi, e diminuirà quello per altri. Ad esempio, aumenterà l'interesse per dei metodi basati sulla mindfulness, per quelli multiculturali e per quelli basati sulla gay affirmation. La gestalt, l'analisi transazionale e la psicoanalisi ortodossa invece se la passeranno sempre peggio. Numero 2. Incrementerà l'interesse per una serie di metodi con cui fare terapia e diminuirà ovviamente per altri. Ad esempio, ci sarà sempre più interesse per le metodologie via computer come la realtà virtuale o anche il self-help online. Aumenterà, attenzione, anche l'interesse per il monitoraggio continuo dei risultati, cioè per il Routine Outcome Measurement, che noi con il nostro Italian Center for Single Session Therapy stiamo promuovendo tramite workshop sui Feedback Informed Treatment. Date sui siti oppure su YouTube, scrivete Feedback Informed Treatment Flavio Canistra e trovate di che cosa si tratta. E a crescere saranno anche l'interesse per le tecniche, i metodi, gli interventi che permettono di aumentare i punti di forza della persona o in generale le sue competenze, come quelle orientate al benessere o come le competenze emotive. Interessante questa cosa, anche perché secondo me stiamo andando verso un appiattimento totale della capacità della gestione delle emozioni, che sarà un disastro per l'intero pianeta, ma questa è un'altra storia. Di contro, libere associazioni, condizionamento avversivo o metodologie basate sull'interpretazione o sulla gestione o sul lavoro più in generale dei sogni saranno sempre meno degne di interesse. Numero 3. Gli psicoterapeuti cambieranno. Questa predizione fa riferimento specifico al contesto americano, dove a fare psicoterapia viene predetto che saranno sempre di più i counselor, gli assistenti sociali, gli infermieri, i coach e i terapeuti familiari, tutte figure che non sono psicologi. A noi psicologi italiani quindi questa cosa non tocca da vicino? Dipende, potremmo aspettarci una cannibalizzazione nel nostro settore da parte di altre figure professionali che magari cercheranno di ottenere uno status simile a quello di psicoterapeuti. Interessanti questi trend, ti è piaciuto fin qui? Se sì, metti un like, però aspetta, senza un però, metti un like e aspetta la prossima settimana perché ti darò gli altri trend e in più ti dirò proprio come prepararti ai prossimi 10 anni.